Mi hanno detto: devi venire a parlare del futuro della cucina, e io ho detto, OK, vengo. Hai 15 minuti. I was told to come here and speak about the future Quindi, oggi cercherò di vincere questa impresa in 15 minuti. Allora, per dire dove va la cucina bisogna capire dove va il mondo e quali sono le grandi stanze che incidono sulla vita quotidiana di milioni di miliardi di persone. So to understand the future of cooking and of food we need to understand the future of the world we need to understand the forces that are driving the world and will have an impact on the lives of millions and billions of people. E questo, in questo momento io penso che dobbiamo concentrarci su due grandi realtà. Le due realtà che nei prossimi anni tutti noi saremo chiamati a affrontare. And we need to focus on importanti due factors, factors which we all need to deal with in the years to come. La prima un disastro ambientale di proporzioni bibliche. Come mai è successo nella storia dell'umanità? Il primo è un disastro ambientale di biblicali proporzioni, qualcosa che non abbiamo visto prima nella storia del mondo. Voi tutti lo conoscete, tutti lo sappiamo, però poco sta avvenendo nel mondo per fermare questo disastro. Noi tutti lo sappiamo, ma molto poco sta avvenendo per fermare questo disastro. La causa principale di questo disastro, una delle cause principali è il sistema alimentare. Tutti pensano alle polluzioni, agli inquinamenti delle fabbriche, all'inquinamento all delle macchine. No, la prima causa di questo disastro è questo sistema alimentare. People think about pollution as something produced by factories and by cars, but that is not true. The most important factor is the way we produce food. Allora questo è il primo, è il primo elemento grande che abbiamo davanti. Il secondo. Il secondo elemento è che questo sistema alimentare di natura industriale negli ultimi cinquanta. 100 anni ha risolto molti problemi per l'umanità, ma ha anche creato grandi problemi per la salute delle persone. The second thing we need to understand is that this food system, which is based on industry, has solved huge problems for mankind over the past fifty to one hundred years, but it has also created huge problems for uh, the health and well being of people. Siamo arrivati a un punto che questa situazione della nostra salute è destinata a scoppiare. Teniamoci pronti, teniamoci pronti, perché la situazione oggi è sotto traccia, tutti stanno zitti, ma cresce. We need to be ready because the situation is building up. We all know what's happening. Nobody speaks about it, but it's growing. E cresce perché questo sistema alimentare è responsabile. It grows because this food system is responsible for it. Nel mio paese, in my country, Italy, in this moment, we have one million celiacs. One million ciliaci. Un milione di? ciliaci. Di ciliaci. Uh, in Italy, in my country, we have one million people suffering from celiac. Ecco, un milione. Quando io ero bambino, non si vedeva. Oggi sono un milione i ciliaci in Italia, perché hanno cambiato la natura del grano. We didn't have that form of allergy when I was a child, but now we have one million, because the nature of grain has changed. Crescita esponenziale di diabete di tipo 2. cresce così. An exponential growth in the frequency of diabetes e sta aggredendo giovani di 13-14 anni. E io potrei continuare, però vi risparmio. Per dirvi che cosa? Per dirvi che questa situazione alimentare sta generando una sofferenza in tutto il mondo. The food all over the world. Abbiamo un, milione, un miliardo di persone che, che soffrono di malnutrizione e di fame. In the world from uh, e due miliardi di persone che soffrono di iperalimentazione. And two billion suffer from hyper-alimentation. They eat too much. Questo sistema non funziona. Questo sistema è un sistema criminale. The system is not working. It's a criminal system. Allora, dove va la cucina del domani? So, where is tomorrow's food and tomorrow's cooking going? Deve andare questo sistema. It needs to go up against this system. Deve cambiare le regole del gioco. It needs to the rules of the game. Allora, sul primo fronte, l'aspetto ambientale. Now, first of all, the la questione è che questo, questo, questa distruzione si sta manifestando nella, nella vita quotidiana. Stiamo perdendo biodiversità, frutta, verdura, razze animali che perdiamo perché è la produzione intensiva. And this destruction is now affecting everybody's life. We are losing biodiversity, types of fruit, or vegetables, of races of animals are being lost because of the way we produce food. The fertility of soil is being lost because of the way we use chemistry. Manca That's a lack of water. Sarà la causa delle future guerre l'acqua. Water will be the cause of future wars. E 78 percent of va in intensive, and 78 percent of all water in the world is being used for intensive agriculture. The in situazione è disperata dal punto di vista sociale. And then we have a desperate social situation on top of all this. In ogni angolo del pianeta, i contadini sono in sofferenza. In, every of the world, are in alcune parti del pianeta, i contadini soffrono di fame, cosa che non era mai successa nella storia dell'umanità. Dove va la cucina del futuro? So the food and of the going? Dobbiamo creare un'alleanza. Un'alleanza tra i cuochi, la cucina e i contadini, i pescatori, i produttori. We need to forge an alliance between cooks, between cooking and producers, the fishermen and the farmers. E coi cittadini, and citizens, che io non voglio chiamare consumatori. I don't want to call them consumers. Voglio chiamare co-produttori. I'd want to call them co-producers. Perché consumatori è una malattia, consumazione. consumer are people who suffer from an illness, consumerism. Ed è un termine che è, è, è giovane, ha solo tre secoli di vita, il termine consumatore. And the term consumer is only three centuries old. È nata con la rivoluzione industriale. It was born with the industrial revolution. E ci sta distruggendo il cervello. And It it's destroying our brain. Tu non vali per quello che sei. Your value is not measured by Va what you are, vali per quello che consumi. By what you più consumi, più vali. The more you consume, the is your value. E invece di adattarti a quello che può darti la natura, devi consumare di più. In e consumare di più. In modo can give you, you have to consume ever more. Ci hanno levato l'anima. and they've taken our relationship with the earth away from us. No dobbiamo essere consumatori, dobbiamo essere co-produttori. We mustn't be consumers, we have to be co-producers. E un coproduttore studia. And a co-producer studies. Un coproduttore conosce i contadini. A co-producer knows the farmers. Un coproduttore conosce i cuochi. A co-producer knows cooks. Conosce la difficoltà che c'è in cucina. The of cooking, of Con in a Conosce come si forma il prezzo. The e in questo noi possiamo fare l'alleanza. Non esiste alleanza se non c'è unione tra produttori, consumatori e cittadini. There is no Chef, uh, cooks chef, and citizens together. Tutti assieme. We all need to work together. Questo è il futuro. That's the future. Ma è molto bello questo futuro. But that's a beautiful future. E allora vi dico che questa società, come dice Zygmunt Bauman, So I say to you, this society as Zygmunt Bauman said, non è più una società con partimenti stagno. Is no longer a society divided into compartments which are not communicating. Qui ci sono i cuochi, qui ci sono i produttori, qui ci sono i cittadini. We no longer have cooks in one compartment, producers in another and citizens in a third compartment. Vivremo in una società liquida. We live in a liquid society dove tutti saremo un po' tutto. Where we all are a little bit of everything. E il cittadino è chiamato anche a, a diventare cuoco a casa sua. The citizen is now called upon to be a cook in his own home. A sprecare meno. And to waste less. A, a non buttare nella spazzatura. Don't throw away what you can use. E il cuoco sta diventando contadino. And the cook is becoming a farmer. Sta diventando contadino. Adesso è una cosa che non si vede ancora, ma sta crescendo. We don't see much of it yet, but it's growing. E un cuoco contadino... Dà una, un senso al, alla, alla terra diverso. And the farmer cook will give a different meaning to the earth. Ma attenzione, perché il contadino diventerà cuoco. But pay attention, because the farmer will be a cook as well. E questa questa commissione genererà una nuova cucina. And this mixture will create a new way of cooking. Ieri sera sono stato in un ristorante. Which is not only for restaurants. A restaurant may grow or may have cows which are raised in a specific territory. They produce mozzarella, for instance. italiano, mozzarella, Cristo. I'm Italian, so I love mozzarella. Cristo, la mozzarella più buona! Era buonissima! E la faceva sopra il ristorante. The mozzarella I've ever tasted E il cuoco ha comprato le mucche. The cook the cows that the milk that e le mucche produce. producono il latte. E lui fa la mozzarella, è la più buona del mondo, Cristo a Copenhagen! Right here in Copenhagen. Sta cambiando, sta cambiando e io lo, lo dico a voi che, che siete tutti giovani. Ragazzi, le cose stanno cambiando. Metteteci passione perché voi cambierete questa situazione. Voi sarete gli artefici del cambiamento. Things are changing and I'm saying it to you because you are young, you are the ones who are going to change things. To remember this and work with passion because you are the ones Who are going to drive change. Però il di dirvi che non sarà but it's my duty to say to you that it's not going to be easy. you You'll encounter all sorts of difficulties. E And those who aren't able to do things really well will have great difficulties making a living. Però tenete il piede fermo. But, Beh, perché il futuro darà ragione a voi. But stand fast you will the allora io vi do alcuni strumenti per capire come si reagisce contro questo sistema criminale. Perché il sistema criminale funziona perché ce l'abbiamo introiettato dentro di noi. This criminal system continues to work because we all have it inside ourselves. Questa economia digerita, digerita, consumata, introiettata. We have digested this economy. It's become part of us. Ma questa economia è una malattia. But this economy is an illness. Questa economia distrugge l'ambiente, distrugge la, 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 la comunità. This environment destroys, uh, this economy destroys the environment and the society we live in. Allora vi dicono quali sono le parole di questa economia. So what are the words characterizing this economy? Efficientismo. The cult of efficiency. Produttivismo. Productivism. Leadership. Leadership. E poi dopo un'altra bellissima parola, che è quella di... Competitività. The word, queste parole funzionano per una piccola azienda. These words work well for a small Ma se queste parole diventano anche le parole della, della cultura e vanno nell'università, e in università si parla di efficientismo, di produttivismo, non di cultura, di efficientismo, di competitività. If, but if those words get into our culture and into our universities, and our universities begin talking about efficiency and productivity and competition instead of culture, then we've destroyed our universities. If these words get into our healthcare system, and you put efficiency, competitiveness, Invece di curare i malati, cambiamo e ti devi presentare con la carta di credito per, vi, per entrare? Cambiamo il sistema sanitario. And if our talk about and and about Se poi questi valori, queste parole diventano nella nostra vita quotidiana, and e I mean, allora the... siamo proprio fottuti. Siamo fregati, perché a casa nostra efficienza, produttivismo, competitività, nelle vostre cucine, efficienza, produttivismo, competitività, leadership. No, non si può cambiare questo sistema alimentare se non si cambia queste parole. We can't have concepts like efficiency, productivity and competition and leadership in our home and in our daily life, in our kitchen. No, we need to change the system. We need to get rid of those words. Allora vi do le parole nuove. Efficientismo. Lealtà. And here are the new words. Instead of efficiency, loyalty. Io ho molti collaboratori. Ma son mica tutti efficienti. Cosa faccio? Li uccido. I work with people who are not all efficient, so what should I do? Allora, la lealtà lealtà. Parola bellissima. Uno può essere efficiente e poi alla prima occasione: tac. But I want a loyalty. Loyalty is beautiful. People can be very efficient and still stab you in the back. La lealtà invece serve è utile. Avere un collaboratore leale. Che ti vuole bene. Serve di più che but loyalty is good for you. Loyalty is useful. Having people work for you, who like you and love you, and are loyal to you, that's much better than efficient people. Productivism and productivity. Calma. Governo del limite. Facciamo quello che possiamo. Now calm down. Let's understand our limits. Let's do what we can. Leadership. Leadership. Leadership, leadership no, leadership è una persona, è meglio il carisma. Leadership in people carisma. Il carisma è una cosa che è condivisa, la leadership no, il leader comanda, il carisma è condivisione. But charisma is something you share with other people. Leadership is not shared. That just means that somebody is in charge. E competitività. Competitività. No. Competitività. Condivisione. Collaborazione. Fraternità. Queste sono parole diverse. Instead of competitiveness, have cooperation and sharing. Io Vi vedo, vi vedo perplessi, perché queste sono parole che poi alla fine dice, ma è venuto Petrini, ha fatto una predica come un prete, fai. Like okay, like no, queste non sono parole da preti, questa è la nuova economia, queste sono parole di economia, sia chiaro. But I'm not speaking to you like a priest, I'm talking to you about economy. This is the new economy. Sto parlando di nuova economia, la condivisione. An economy based on sharing. Sto parlando di nuova economia, il governo del limite, fare quello che si può. A new economy based on a governance of limits, of doing what you can. Sto parlando di. Un, un, un concetto diverso quello di non avere il leader ma avere la condivisione e la collaborazione questa non è una predica questa è la nuova economia che dobbiamo portare avanti e poi vi raccomando una parola sola che era più bella, And just one more word, the most beautiful of all. Compassione. Compassion. Noi abbiamo bisogno di tanta compassione. We need lots of compassion. Vi prendete i 15 minuti? Cristo. Allora, compassione. La compassione è il contrario dell'invidia. And compassion is the opposite of jealousy. Invidia? Che gelosia, invidia. Mm. Va bene? Va bene. Envy. Jealousy, envy, whatever you like. Porta pazienza, eh? Allora, l'invidia <laughs> allora, che cos'è? Tu stai male perché l'altro sta bene. So, if you're jealous or suffer from envy, then you feel bad because somebody else is feeling good. Ma oh, questo è da pazzi, è da coglioni. But you're crazy. La compassione invece che cos'è? Tu stai male perché l'altro sta male. But compassion means you're feeling bad because somebody else is feeling bad. Allora abbiamo bisogno di compassione in questo mondo. We need in the world. Ma abbiamo bisogno di compassione nelle nostre cucine. And we need compassion in our kitchens. Nei nostri collaboratori che magari soffrono e noi non, non li capiamo. And we need to feel compassion with the people who work for us. We need to understand them. Avere per I che poco. And we need to have compassion or empathy with the people who produce our food and who may not make a lot of money on it. And we need to have compassion and empathy with people Così who are not si doing well. That's how we change the world, through compassion and empathy. E la compassione è la trasformazione pratica dell'amore. E la cucina deve essere innanzitutto un atto d'amore. Lo è sempre stato. Lo è sempre stato. Lo è sempre stato un atto d'amore. It's always been an act of love. Sempre. Always. Da quando usciamo dal ventre materno. Ever no. from, the moment, from the moment we are born. Non vediamo, non sentiamo. Ma con le labbra cerchiamo le mammelle della mamma. We can't see, we can't hear, but with our lips we search for our mother's breast. Primo atto d'amore. The first act of love. E io guardate, vi devo dire... Lascia, son vecchio, dire. sono old but I have to say to you. Questa invasione di chef maschi. Di? Chef maschi. Questa invasione di male chefs. Che io gli voglio tutti bene, eh. voglio benissimo. I mean, I Ma però noi dobbiamo avere una certezza. Io questa ce l'ho, io questa ce l'ho. Che la cultura la cultura del cibo è stata fatta dalle donne. Punto. It, that that e tutti questi cuochi maschi, tutti questi cuochi maschi, compresi quelli che dopo vengono dopo di me, hanno tutti una sola maestra, la mamma, la nonna. And all

And let's be the protagonists of this society in which we build and work together. Prendiamo autorevolezza nel portare avanti queste battaglie. And let's show our authority in carrying forward this struggle. Concludo con un esercizio pratico di compassione. And I'd like to end by a practical show of compassion. Io vengo sono venuto ieri dall'Italia.

whole towns have disappeared. Uno di questi paesi si chiamava Amatrice. One of these towns was called Amatrice. Non c'è più Amatrice. Amatrice is no longer there. Amatrice porta il nome di un piatto. Amatrice has the name of a dish. O il piatto porta il nome di Amatrice. Or the dish has the name of the town of Amatrice. Perché? Perché siamo al centro Italia. dove la cultura del maiale si è sposata con la che, è che è si è con la cultura della pecora che è mediterranea and The thing is that we are so to speak in the center of Italy where the pig culture which is a central European thing has met and fused with the culture of sheep which is a Mediterranean thing E' dato un piatto che si chiamava la griccia. La griccia. A dish called la griccia came out of that. Poi sono arrivati i pomodori dall'America. And then we got tomatoes from America. E allora hanno messo i pomodori. E' nata la matriciana. And the tomatoes were mixed into it, and thus Amatriciana was born. E tutti conoscono la And we all know the Amatriciana sauce. Tre giorni fa abbiamo lanciato un appello a tutti gli chef del mondo. Tre giorni fa abbiamo lanciato un appello a tutti i chef del mondo. Di fare la matriciana, di mettere la matriciana nei loro menu. Put Amatriciana on your menus e aiutare questa la ricostruzione per Amatrice. E usare some of the money to ricostruire Amatrice. Sono già arrivati 10.000 ristoranti da tutto il mondo, pizzerie di tutto, da tutto il mondo, da Taiwan, dall'America, da tutto. 10000 restaurants, pizzerias and all kinds of eateries all over the world from America to the Asia have already uh, given their consent. Io vi chiedo a voi quando andate a casa, fate questo atto di compassione. When you go home Then do this, show this act of love. la matriciana. Cook a matriciana. Fate assaggiare la matriciana. Let, Diamo una mano a questa gente. Let people taste it and let us help people in Amatrice. E ve lo chiedo specialmente a voi che non siete italiani. And I ask you to do it you who are not Italians especially. Perché vedete gli italiani sono andati in tutto il mondo. With the Italians all over the world. Ma la metà lavorano in cucina. Half of them work in non sempre bene. Not good at it. Però sono la metà. So, sono la metà. But half of them work in kitchens. Allora io ero qui e sono tutti gli chef del mondo. So I'm to all chefs all over the world. Non importa se non siete italiani. It you are Italian or not. Mettete per un mese un piatto di amatriciana. Just put Amatriciano on your menu for one month. E poi dopo così incominciamo con la compassione pratica. Grazie, grazie.